In effetti, visti dall'esterno da chi non vuole entrare in merito al problema, i manifestanti contro l'occupazione da parte delle società che insediano fonti rinnovabili potrebbe apparire un atteggiamento simil luddista, della serie non vogliamo i trattori per continuare ad arare con i buoi, ma qui è esattamente il contrario, perché coloro che protestano vogliono una regolamentazione per promuovere e guidare la transizione energetica, nei fatti ostacolata da chi non vuole quelle regole per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. E già, perché le manifestazioni di cui sommariamente viene fornita informazione possono essere utilizzate dalla politica che frena il cambiamento per impedirlo o quantomeno rallentarlo sine die. Noi non siamo contro le rinnovabili, bisogna capire la taglia, i luoghi dove devono essere allocate, soprattutto sul ragionamento serio che coinvolga i territori e il sistema delle autonomie locali. Quindi qui non si è fatto nulla. È importante anche dire quello che hai già detto, che voi non siete a prescindere contro, ma volete una regolamentazione che è necessaria, perché altrimenti veramente non sarebbe gestibile. Certo, assolutamente. Talvolta confondono con chi dice sempre no. No, non è così. Noi diciamo servono, va superata, il fossile va superato. Quel 70% che abbiamo oggi di fossile va superato e va sostituito con le rinnovabili disponibili. Si tratta di decidere dove le facciamo. Abbiamo già siti compromessi, laddove, ripeto, col sistema delle autonomie locali. Oggi non è così. È assurdo che il Consiglio regionale non, su questo, un tema come questo, non si metta a discutere. Credo che sia importantissimo per la Sardegna. Non è possibile fare diversamente.